Ciao a tutti! Oggi prepareremo la parmigiana di finocchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono finocchi puliti tagliati a fette di mezzo centimetro, acqua, sale, mortadella fatta a fette sottili, provolina dolce, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, pangrattato aromatizzato, granella di pistacchi e besciamella bimbi. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, chiudiamo con il coperchio senza il misurino, mettiamo il varoma, chiudiamo con il coperchio ed azioniamo il bimby per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 2. I finocchi sono cotti, lasciamoli intiepidire. Comporre la parmigiana. Per prima cosa mettiamo uno strato di besciamella e livelliamo bene. Spolverizziamo con del pangrattato. Mettere un primo strato di finocchi. Dell'altra besciamella. Spolverizziamo con il parmigiano il pecorino, la granella di pistacchi, la mortadella. Il formaggio, continuiamo con i finocchi, facciamo un altro strato, completiamo con l'ultimo strato di finocchi. Parmigiano, pecorino, pangrattato e completiamo con la granella di pistacchi. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti circa. La parmigiana è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Parmigiana di finocchi. Grazie e alla prossima ricetta!